Ciao a tutti ragazzi, qualche tempo fa ho fatto questo video dove mostravo le funzionalità della partnership di YouTube e mi è arrivata una richiesta da parte di Riri85 che mi chiede: mi aiuteresti ad impostare il logo con HTML e i rispettivi link? Non ci riesco. Dunque, in poche parole, vuole sapere come fare questo. Guardate. Vuole sapere come impostare i link sulle immagini del banner. I link, nel senso, quando si clicca qui, manda alla pagina corrispondente. Vuole sapere come impostare, vabbè, il sito buggato. Vuole sapere come impostare questi link. E gli ho detto che praticamente bisogna utilizzare imagemaps.com, lo stesso sito che ho fatto vedere durante quel video. Bene. Tuttavia, in questo video spiegherò, così come lo spiego a lei, lo spiego a tutti voi, spiegherò come impostare questa mappatura HTML, chiamiamola con i termini tecnici. In altre parole, come impostare i link di collegamento a delle pagine che volete sui banner partner. Innanzitutto andate sul canale, sul vostro canale. Io in questo caso vado sul suo canale, visto che faccio direttamente il suo banner con i link. Vado sul canale interessato e utilizzando Gyazo, Gyazo, ti scarica gratuitamente il link nella descrizione del video. Utilizzando Gyazo seleziono soltanto il banner, un'area rettangolare, seleziono soltanto il banner. A questo punto, una volta che Yasuo avrà caricato l'immagine, dipende dalla vostra connessione. Ecco, a posto, finalmente ha caricato l'immagine. Potete vedere c'è soltanto il banner. A questo punto va, copio, tasto destro sull'immagine, copia URL immagine, copio l'immagine e vado su imagemaps.com, link sempre nella descrizione del video direttamente. E a questo punto da from a URL incollo il link dell'immagine. Cancello la parte a partire dal punto interrogativo in modo che l'URL termini con .png, ovvero il formato dell'immagine. A questo punto clicco sul pulsante Start mapping your image. Adesso aspettiamo che finisca di fare questo conto alla rovescia e continuiamo. Adesso bisognerà impostare i link. Per impostare i link, clicchiamo su Rectangle se volete un link direttamente con su una forma rettangolare proprio precisa così. Altrimenti clicchiamo su Custom Shape se vogliamo dei link che abbiano una forma definita. Ad esempio, come sul mio banner, sulla mia foto, vedete che è una custom shape perché non è proprio un rettangolo, ma dove termina la figura termina il link. Non so se si nota qua il cambio del cursore. E impostiamo, questi invece sono i rectangle, infatti sono tutti unici. E impostiamo il link. Innanzitutto zoomiamo, se ci viene scomodo, zoomiamo tenendo premuto CTRL e usando la rotella del mouse e andiamo a selezionare la parte che ci interessa. A questo punto sul link incolliamo il link a cui vogliamo che questa immagine, questo pezzo dell'immagine faccia riferimento, ovvero dove vogliamo che il browser ci porti quando ci clicchiamo. E lo prendo dal messaggio privato. Dunque, link del blog, eccolo qui. Titolo lasciamolo in bianco perché tanto non apparirà il titolo del link. Il titolo sarebbe quella specie di pop-up che appare, ad esempio, così, quando
questo pop-up, questo sarebbe il titolo, ma sui link del banner non appare, quindi lasciamolo pure vuoto, è inutile. Clicchiamo su test link se vogliamo fare una prova. Ok, test link per verificare se tipo lo scrivete manualmente, se effettivamente il link ci manda alla pagina che desideriamo. Clicchiamo a questo punto su save e adesso facciamo lo stesso lavoro per tutte le altre figure che vogliamo collegare. Una volta terminato il lavoro, clicchiamo su Get Your Code e ImageMaps.com ci genererà il codice in diversi formati. Quello che ci interessa a noi è l'HTML code. A questo punto dobbiamo prendere questo codice e copiarlo. Io non applico. Copiarlo qui, guardate, in questo riquadro, su impostazioni canale, sulla destra, su questo riquadro. Sempre su imagemaps.com possiamo avere anche una prova tipo HTML output. Vediamo che qua c'è il collegamento. Cliccando qui porterà al link che abbiamo scelto. Sì, confermiamo. Come potete vedere, creare la mappatura del vostro banner è un lavoro veramente, veramente molto semplice. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!